Salve a tutti ragazzi, bentornati qui su SnowRunner. Allora, andiamo a... avevamo una missione da fare, cioè quella di andare al nostro garage, al nostro primo garage. Quindi andiamoci pure. I fari li abbiamo accesi. E quindi, ovviamente, tira a mano e vai. Il ponte l'abbiamo sistemato. Dove vai? Usi lei, dove va? Ah, ci vado, giusto? Io stavo riflettendo su quale strada prendere, sinceramente. La miseria, qua è proprio una vitrina. Ah, cioè, c'è stata un'alluvione qua. Oh madonna. Piano piano, signori, piano piano dobbiamo fare. Piano piano. E quindi dove dobbiamo. Possiamo proseguire? Andati là. Che botte. Dai! Non ci sta nessuna strada? Allora, vediamo un po', perché di qua c'era una strada, se non vado errato, a sinistra, però io adesso voglio lì. Aspettate, andiamo qua, ok, andiamo di qua, proseguiamo di qua, e prima o poi dobbiamo sbucare e andarcene di qua. Vai. Scusate. Una volta che l'abbiamo visto che non è cosa, prendiamo questa strada qua. Vada! Lì c'è una... c'è una torre di avvistamento, lì, mi sbaglio? Eh sì. Eh sì. E come ci vado io, no? Beh ragazzi, ci troviamo qua. Andiamo a vedere se possiamo sbloccare quella torre. Dai, 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 dai. Dai che ce la fa. No, niente, ce la fa. Ragazzi, ci vuole un po' di tempo. Arriviamo. Ce la facciamo arrivare a quel ramo lì. Diciamo che è quasi fatta. Quell'albero lì, vediamo un po' se riesce. Niente, abbiamo proprio un acquitrino di quelli proprio pesanti, Dai, dai che ce la fai. Dai che ce la fai. La famo? Che cazzo c'ho qua sotto? Dio mio ragazzi, ce l'abbiamo fatta.
Adesso ritorno. Dobbiamo andare di là. Quindi a questo punto. Vabbè ragazzi, si va con il Chevrolet. Almeno almeno siamo un po' più agili. Quella falli cinese di in camion. Dai dai, non fai il rally Dakar. Vai. Vada. Ah, beh. Proprio io che mi appoggio alle fresche frasche qua. Che cos'è? Vai! Però devo mettere 4x4 col cazzo che ci muoviamo. Anche questo è vero, ragazzi, avete ragione. Avete assolutamente ragione. Aggiungiamo il nostro garage. Oh merda. Non c'era una strada di qua? Penso di sì. Se ci porta di là poi. Andiamo a esplorare, dai. Pessima idea. Andiamo di no. Questa è una buona idea. Le sospensioni nuove. Puoi trovare potenziamenti nel mondo di gioco. Potrebbero non essere adatti al veicolo che hai adesso, ma saranno utili per altri. Se trovi un potenziamento, ne riceverai una copia gratuita e lo sbloccherai nel negozio personalizzazione. Va bene. Puoi consultare l'elenco dei veicoli applicabili alla finestra nella finestra di potenziamento. Puoi installare il potenziamento di garage. Ok. Dove vai? Macchina. Grazie. C'è una strada che va di là, no? In teoria dovrebbe starci, che si collega di là. Oh. Usi lei, perché mi fa andare da un'altra parte? Questo è il mio garage? Mi sa di sì, eh. Yeah, hai scoperto il tuo garage, il primo garage. Quello che hai fatto finora è la sintesi del gioco. Esplora, scopri torri d'osservazione, completa contratti per ottenere incombenze
E trovo garage per potenziare o acquistare nuovi veicoli. Entriamo. Ok. Ok. AVT inestabile. Inestabile. Non disponibile il camion attuale. Vabbè. Catena cinematica. Attrazione integrale in grado di fornire coppia a tutte le ruote collegate su richiesta. Va bene. Però abbiamo trovato, dai. Olè. Oh, vai al garage. Puoi usare il garage per trasformare il tuo camion in un vero mostro. Attraversa le paludi locali sarà una passeggiata. Quando sei pronto, scegli un contratto e parti. Va bene. Ah, aspetta. Vai. Nel garage puoi depositare, potenziare, personalizzare, acquistare, vendere veicoli, ma anche viaggiare verso altre regioni. Per sbloccare e usare un garage dovrai trovarlo nei vari località. Non tutte le località hanno un garage, quindi ricorda sempre dove si trova il garage più vicino. Vabbè. In viaggio, uno su 8. Per spostarti in un'altra località non dovrai completare tutti gli obiettivi in quella attuale. No, io voglio completare tutto. Alcuni camion di risorse interessanti si trovano solo in altre località e regioni, quindi mettiamoci in viaggio. Il veicolo si trova nel deposito camion. Sei pronto a viaggiare? Vai alla mappa globale con G. Non dimenticare di esplorare aree inesplorate. Scopri torri di guardia ed eseguire contratti del menu della mappa. Va bene. Negozio dei camion. Questo è il negozio. Qui puoi acquistare nuovi veicoli, ma noterai che alcuni sono bloccati. Un veicolo. Grazie. Che cazzo? Fammi leggere. Vabbè, questi qua ce l'ho. Questo è il DLC. Questo fa parte dei camion da dentro al gioco, penso. Per 3.800, quindi non possiamo permetterci un cacchio. Questo è quello che possediamo. Di camion io c'ho. Questo è il deposito dei camion. Puoi mettere in deposito qualsiasi. Fammi leggere, porco due, fammi. Cristo. Ti diamo i benvenuti in Alaska. Ora che conosci i fondamenti del gioco, sta a te per illustrare. Accettare contratti, potenziare e comprare nuovi veicoli e conquistare la natura selvaggia. A causa delle condizioni meteo, completare contratti in Alaska può risultare più difficile. Se vuoi prepararti meglio, puoi tornare in Michigan ed esplorare l'Alaska in seguito. È quello che faremo. Non dimenticare di perlustrare le aree sconosciute, scopri torri di osservazione e gestire i contratti nel menu mappa. Vabbè. Va bene, va bene, va bene. Noi andiamo nel mappas. Vado al Giappone. La stanno i rimorchi. Questo è il negozio rimorchi. Qui puoi acquistare e vendere i rimorchi necessari per trasportare questi rigari. Va bene, non mi interessa al momento. Questo lo mettiamo qua. Il camion sta lì. E il meno tu. Cambia camion. Oh, ok. Devo stare vicino a quello. Ok, non posso farlo adesso. Devo andare vicino a quello. Vabbè, ragazzi, allora facciamo una cosa, dai. Per il momento finiamo qua il video. È stato abbastanza lungo. Io vorrei fare una foto un attimo solo. E vabbè ragazzi, dai, ci vediamo al prossimo video. Ovviamente commentate, potete lasciare un like, iscrivetevi al canale se non ancora iscritti. Trovate come sempre tutti i link in descrizione, tra cui anche quello della playlist, delle playlist del canale. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.